Daniele Pracchia, direttore generale Confcommercio di Siena, e le chiedo quanto è importante che questa iniziativa, che ricordiamo un'iniziativa nazionale, sia arrivata anche a Siena. La visione anche del mondo della ristorazione senese a un'iniziativa che la FIPE Confcommercio ha promosso oggi in tutta Italia ed è un modo per rimettere al centro dell'attenzione un settore come quello della ristorazione che ha un'importanza fondamentale nell'offerta del nostro paese, dal punto di vista turistico, ma anche per tutto il giro economico che muove la ristorazione. E dopo un periodo piuttosto lungo e brutto legato alla pandemia, che tutti sappiamo che ha colpito moltissime attività e la ristorazione è stata tra quelle sicuramente maggiormente danneggiate, soprattutto nei periodi di lockdown. È un'iniziativa che vuole ricordare a tutti l'importanza del cibo, l'importanza anche delle tradizioni legate al cibo. Stamattina noi presentiamo, grazie ad alcuni ristoratori che si sono prestati a questa iniziativa, prodotti che richiamano il tema del pane. Il pane è un elemento essenziale, basilare nella dieta degli italiani, è stato per anni l'alimento principale delle popolazioni, soprattutto nelle aree rurali. E in qualche modo vogliamo riportarlo all'attenzione anche in un'epoca in cui diete e varie argomentazioni che girano intorno al cibo, dall'utilizzo degli insetti nell'alimentazione e quant'altro. Ricordiamoci però che ci sono degli elementi di tradizione che ancora oggi hanno un grande significato, una grande importanza. La capacità anche di rappresentare un elemento nutritivo importante che va valorizzato e va mantenuto nel rispetto della tradizione, ma anche con un occhio a quelle che sono le modernità che giustamente devono essere tenute nella giusta considerazione. Aprile 2023, per la giornata della ristorazione, il mio ristorante Alcide propone il piatto storico che è simbolo della nostra storia, che è anche una storia di famiglia. Infatti mio nonno nel 1920, ormai più di 100 anni fa, ha cominciato a commerciare pesce e la figlia Maria a cucinare il cacciucco. Perché il cacciucco nella giornata della ristorazione? Perché un elemento fondamentale in questa zuppa di pesce che viene dal Livorno è proprio il pane. Un pane artigianale, a lievitazione naturale, cotto nel forno a legna. Perché, come sappiamo nella tradizione dei porti, il cacciucco è un piatto povero e quindi il pane è un elemento fondamentale e che veniva zuppato nel brodetto del pesce. Ora il pane viene messo a parte, naturalmente ben agliato, e due parole su questa zuppa di pesce: è una zuppa con tanti tipi di pesce, abbiamo del palombo, della gallinella, pesce rosso di scoglio, un gamberone. Questa è un'interpretazione di Alcide, perché nella ricetta tradizionale vorrebbe la cicala. E poi naturalmente non possono mancare polpo e sepia. Ho fatto il buono del ristorante Gusto, secondo me, anche io oggi partecipo alla giornata della ristorazione, il tema è il pane, noi abbiamo pensato a una classica zuppetta ma fatta in maniera vetruviana per unire le mie due anime, toscana e campana, un lonzino di pesce, ovviamente come fosse un salume di pesce, per finire poi a questo che è una tartare con tutto del pane aromatizzato al limone e aglio con tartare di gamberi e burrata. Buongiorno a tutti, oggi 28 aprile, giornata della ristorazione. La base del menù è il pane, quindi dare sviluppo a questo importantissimo prodotto. Bob e Davide propongono due grandi classici: estiva, la panzanella e la mitica pappa al pomodoro, che è sempre il top. Benissimo. Che ti devo dire, Bobby? Qui piatti davvero della tradizione, in un'osteria come la nostra andiamo con gli ingredienti più semplici possibili che arrivano dall'orto e dal nostro forno, praticamente pane classico casalingo raffermo. Le due versioni della panzanella, una perché si è voluta fare con il pane tostato un pochettino più gustosa,
Poi c'è tante possibilità di guarnirla, ognuno, come si dice a Siena, a casa propria fa un po' come gli pare, quindi le ricette praticamente non esistono nella panzanella. Ecco qua, questi sono i nostri piatti. Tutti, oggi 28 aprile, anche il ristorante Antica Trattoria La Torre di Castellanfianti aderisce alla giornata della ristorazione. Noi abbiamo pensato di presentare la ribollita, che come ingrediente principale, oltre alle verdure, ha il pane e la fiamma. La nostra attività è da quest'anno ha festeggiato 101 anni di attività della stessa famiglia e nello stesso stabile, nello stesso ristorante, e quindi ecco la chef nel fa la ribollita ti darà qualche piccolo suggerimento. Sembra un piatto semplice, un piatto povero, però c'è tanta lavorazione. Dobbiamo trovare le verdure, dobbiamo trovare... Prima cuocevano i fagioli, dopo tolto il pane, si mettevano un po' in bagno e poi si mettevano in forno in un tegame di terra e si cuocevano lì. Poi nell'orto quel che trovavano di verdure, sedano, fagiolini freschi, carote, tutte queste verdure qua venivano tagliate e poi col pane si abbrustoliva un po' e si zuppava, perché si chiama ribollita perché prima si deve zuppare e ribollire dopo 3-4 ore, ecco.